studio, qua siamo al Moviolone, alla Moviola, ripeto, non è il mio posto, questo è il posto di Gargiulo, di Giuseppe Gargiulo, ma io cercherò nel mio piccolo di riuscire a documentarvi su quanto è avvenuto sul campo di Mugnano. Voglio ricordare, si giocava a porte chiuse. Allora, abbiamo proprio visto la partita, l'ha detto stampa. Allora, Raffaele, ce lo vuoi indicare questa azione? Vediamo l'episodio comunque con le immagini quando partono. Le immagini, qui c'è il gol proprio di Longobardi, forse per la bellezza del gol. Certo, che questo è stato forse sicuramente messo per la Moviola, davvero un sombrero splendido a De Martis, il diretto avversario, e poi in pallo netto ha battuto l'estremo difensore del Pomezia, davvero splendida la giocata di Longobardi in quel frangente, in pochissimi metri due pallonetti ha spedito il pallone. Io ti dico questo, noi difficilmente passiamo i gesti tecnici, Mario, ma è davvero però questo, guardate un attimo, adesso il ragazzo cosa fa? Si libera del suo diretto avversario, incontro il portiere, lo insacca con un sombrero degna delle migliori platee di Serie A, sinceramente, veramente, perché un gol così si può fare in Serie A, in Serie D, in C1, in C2, è sempre bello, ma è bellissimo veramente, complimenti al ragazzo. Adesso dovremo andare avanti, se la regia mi fa andare avanti, perché abbiamo in pratica un'espulsione. L'episodio dell'espulsione, sempre Longobardi protagonista, c'è questo fallo, vediamo, subisce e poi sembra, non so, purtroppo c'è la panchina davanti e non è ben visibile cosa è accaduto, anche da noi dalla tribuna stampa non si è riuscito bene a capire cosa è accaduto, vediamo se le immagini comunque ci possono aiutare. Resta a terra comunque. Ecco, no, si è visto, ecco, vai un po' indietro, andiamo un attimo indietro per piacere, un po' indietro. Guarda la gamba destra di questo giocatore, il numero 7, questo è stato? No, il numero 9. Beh, guarda questo che ha combinato, guarda, vedi? No, ma lì la palla era ancora in gioco, perciò gioco lì, no. Allora non riusciamo a sapere per quale motivo. No, l'arbitro ha una tentata reazione del numero 9, perciò. L'arbitro dove stava qua? Stava dietro, penso. Non ce l'abbiamo l'immagine dell'arbitro dove sta, vediamo un attimo. No, non ce l'abbiamo proprio, niente, si è sfortunato. Era lontano dall'azione, però l'arbitro è apparso comunque deciso nel cacciare. Certo, il rosso evidentemente ha visto molto bene, chiaramente per quanto riguarda il... Perfetto, benissimo. Allora, abbiamo adesso una telefonata in linea, esattamente con Radio Antenna Fondi, Alessio Milone. Sì, buonasera. Ciao Alessio, non so se ci stai vedendo. No, non vi sto vedendo, ma vi sto ascoltando adesso. Stavo vedendo che state parlando di una Moviola. Sì, abbiamo fatto la Moviola del tuo Pomezia, dico tuo Pomezia nel senso che tu sei laziale, per l'espulsione, sì. Per l'espulsione, perché dalla Moviola non si vede molto bene. Però devo dire la verità, ho visto... Il filmato, sinceramente, devo dire la verità, mi sembra un poco ingenua la difesa del Pomezia. A te sì, ti risulta? Purtroppo il Pomezia quest'anno deve fare i conti con un livello tecnico non eccellente, anche perché ricordate che è una squadra di Pescara, quindi probabilmente che non si è preparata nel migliore dei modi a un campionato di Lega Pro, quindi ecco, forse paga un po' di esperienza, però speriamo che nel corso della stagione riesca a farsi valere. Certo, senti, vorrei parlare un attimo con te di questa C2, come la vedete voi nel Lazio? Allora, innanzitutto l'Isola Liri, ho saputo che in settimana praticamente l'allenatore Grosso si è preso tutte le responsabilità perché non riesce più a vincere una partita, è relegata negli ultimi posti di classifica, domenica va fuori casa, insomma, tempesta sull'Isola Liri, sai qualcosa? Guarda, io dell'Isola Liri so soltanto che è una squadra che può fare molto meglio, adesso è a due punti in classifica dopo aver pareggiato quest'oggi contro la Vibonese, e sì, l'allenatore si è preso tutta la responsabilità, però ecco, va sempre suddivisa all'interno della squadra, perché ecco, oggi quest'oggi un pareggio 0-0 contro una Vibonese che ha un buon tasso tecnico, però è una squadra che deve salvarsi, quindi se non si riesce a prevalere contro una squadra che si deve salvare, probabilmente il livello non è tanto diverso dalla squadra stessa. Ma ho saputo che ha giocato malissimo.
Sì, questo è un altro punto debole della squadra, il gioco. Ma l'Isola Liri è ecco, una squadra che punta molto sulle ripartenze, ecco, contiene, poi dipende sempre dall'avversario, ovvio. Se ha di fronte un avversario più forte, contiene per poi provare a ripartire con i due suoi esterni che sono parecchio veloci. Quindi ecco, questo potrebbe essere uno dei punti forti della squadra ciociara. Certo, ma tu pensi che manderanno via Grosso? No, almeno nell'immediato no, poi ecco, non, conosco l'ambiente dell'Isola Liri, ma non alla perfezione perché ovviamente il mio ragionamento è diverso, però per quello che riesco a sentire e a pensare so che Grosso è comunque un allenatore che sa che cos'è il calcio, quindi o al meglio nell'immediato non credo lo possano mandare via, più in là ecco, se i risultati non dovessero essere soddisfacenti un cambio dovrà essere necessario. No, anche perché le vere partite dell'Isola Lira ancora devono iniziare, le vere partite, Sì, capito? infatti, questo è quello che dicevo prima, se non ti riesci a prevalere contro un avversario che è alla tua stessa portata, probabilmente qualche problema di fondo c'è. Certo, senti, ho visto il tuo Latina, dico sempre tuo perché sei laziale, Sì, che ha sì, sì. vinto contro l'Avellino, nessuno se l'aspettava. Dopo l'esploit con la Neapoli tutti aspettavano una vittoria dell'Avellino, addirittura invece vedo che a Latina praticamente ci ha rimesso le penne. Sì, io ero sul campo del Fondi, un altro campo che dopo analizzeremo, in cui ci sono state due espulsioni, e so che a Latina ce ne sono state tante altre di espulsioni, oltre al 2-1 del risultato finale, che se non sbaglio sono maturato grazie alle reti di Tortolano e Polani, poi il gol di Fanelli, no? Per l'Avellino, ci sono state tante espulsioni che hanno condizionato la gara. Ecco, questa è una cosa piuttosto anomala, anche perché di solito si dice che il Latina prediliga un gioco corretto, un gioco pulito. In questa circostanza adesso non so cosa sia successo sul terreno di gioco. Però ora, oltre all'aspetto disciplinare, c'è l'aspetto tecnico, questo Latina primo in classifica, questa è un'altra sorpresa perché anche il Latina è una squadra di Pescara. Senti, mi parli un attimo di questa vittoria del tuo, stavolta te lo dico, il tuo Fondi. Cioè, Sì, no, non ha vinto il Fondi il purtroppo. pareggio 1-1 col Catanzaro, scusa, volevo che vincesse, non ci siete riusciti. Tutti quanti volevamo che vincessero perché oggi si giocava nel neutro del comunale di Itri perché il domenico purificato lo stadio ancora non è aperto, non è agibile per ospitare le partite del Fondi e purtroppo è arrivato un gol all'89esimo su calcio di rigore per la squadra avversaria che praticamente ha fatto in modo di evitare, di togliere a Fondi la prima vittoria in campionato. Un Catanzaro che non è, a mio avviso, è una delle squadre che lotta veramente per la retrocessione. A livello qualitativo, nonostante il tecnico Zemaria, che sia il blasonato tecnico dell'Inter, no? Il giocatore dell'Inter di qualche anno fa, non ha un organico sufficiente per salvarsi, almeno fino a questo punto, però oggi è riuscito a ottenere un pareggio all'89esimo grazie a un calcio di rigore piuttosto generoso. Questo va detto a parte il fatto che io possa essere di parte, piuttosto generoso. Nel fondo, due espulsioni di Vaccaro nel primo tempo e di Agostinelli, l'autore del primo gol, nella ripresa hanno condizionato il match e alla fine il Fondi ha rimedia un punto, però ecco, nel dopogara il tecnico liquidato era veramente, veramente arrabbiato, soprattutto per la gestione della partita da parte dell'arbitro. Ti ringrazio, ci sentiamo domenica prossima. D'accordo, A domenica prossima, certo. in bocca al lupo.